Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo io, Simo Brix. Oggi in questo video vi farò vedere la mia Ferrari. È un mio progetto personalmente creato, 100% mio, esatto. E iniziamo subito a vedere i dettagli. Innanzitutto devo dire che non è nessuna rappresentazione di un modello esistente di una Ferrari, ma è puramente un mio progetto, ok? Infatti è interessante. I colori sono bianco e rosso e hanno molte forme, molte varianti, perché sapete, insomma, i modelli di oggi sono molto tutti affusolati, tutti aerodinamici, e ho voluto creare questa sottospecie di fusione aerodinamica in modo da creare un bellissimo modello da esporre, e devo dire che sono veramente soddisfatto. E iniziamo a vedere i dettagli, che sono veramente tanti. Iniziamo da davanti, vediamo il nostro alettone anteriore. Ecco qua. Anche qua ho voluto creare una sorta di aerodinamicità molto molto interessante. Vedete, ho utilizzato molti pezzi con adesivi perché ne avevo, e devo dire che gli dà un tocco in più. Se fosse stata soltanto rossa, sarebbe stato un modello veramente banale, quindi meglio così, no? Le ruote in questo caso sono intercambiabili. Ho due modelli, adesso vi faccio vedere. Uno è questo e l'altro è questo. Io preferisco questo sinceramente a questo, però non cambia di tanto. Parlando di ruote, ho creato qua, vicino alle ruote anteriori, questa copertura, che in realtà sarebbe tipo i meccanismi dello sterzo. Questi sono dei freni, vedete, gli ingranaggi tecnici che servono da freni. Davanti abbiamo l'antenna per comunicare con i box che vi ho già fatto vedere. Qua specchietti retrovisori per vedere il nemico, tra virgolette. Questi sono deflettori, minigonne. Qua minigonne, c'è di tutto su questa macchina. Adesivi dappertutto. Poi qui abbiamo la cabina del pilota. In questo caso non è nessun pilota perché non ho facce simili, ma è un pilota della Formula 1, ok? Punto. L'alettone posteriore è veramente carino. Ve lo stacco perché questo è facilmente staccabile. Eccolo qua. Vedete? L'ho creato con un design veramente carino e veramente intricato. Vedete? Ci sono queste plate con gli stud a lato. È abbastanza resistente. Si colloca bene dietro. Inoltre, ho voluto mettere queste due, diciamo così, questi due pezzi che sono curvati verso sotto, in modo da creare una specie di curvatura dell'alettone. Qua non c'è una luce di. Non, manca la luce posteriore che dovrebbe esserci in tutti i modelli, ma nel mio modello non c'è. Vedete, anche qua adesivi di tutti i tipi, sponsor, non sponsor, balle va, cioè veramente è veramente molto ricca. Poi, che dire, questa zona è costruita con un modo veramente molto interessante. Questo si stacca, se riesco, si stacca tutto d'un pezzo, rivelando il suo attaccamento, che è piccolissimo, uno stud. Qua i tubi di scappamento, che si vedono, tanto si è staccato l'alettone, è un po' fragile, come ho detto, dal display. I due tubi di scappamento che si vedono da qua. Eccoli qua, 1 e 2. E vedete qua, no? È veramente una costruzione veramente molto elaborata. Qua ci sono altre minigonne sotto le ruote, vedete queste. Ora rimettiamo il nostro coso, senza distruggere tutto, perché sapendo che io posso distruggere tutto. Poi, ad accesso alla cabina del pilota c'è questo pezzo che si stacca. Queste qui sono le ventole che convogliano l'aria nel motore.
Ah, il motore è pullback, nel senso che si tira indietro e parte. Veramente carino. Da display, ma anche utile. Ecco qua. Vedete, si toglie tutto. Design minimale, volante, senza nessun controller, perché non ce n'è bisogno. La minifigura ve la faccio vedere dopo. Vedete, questo si rimette, i due pezzi si rimettono ed ecco la nostra macchina senza pilota. Carina. Ora passiamo a vedere il nostro pilota. Eccolo qua, il nostro pilota con e senza casco. Dietro, stampato. Gli ho messo una piccola coppa per simulare la vittoria. E niente. Per questo video è tutto, vi ringrazio per la visualizzazione, ciao e alla prossima, viva la Ferrari!